L'orchestra dell'ultima edizione del festival con Michel Hunziker manca poco più di un mese al Festival di Sanremo, seconda edizione affidata a Claudio Baglioni, ma la macchina della kermesse si è già messa decisamente in moto. Questa mattina a Roma iniziano le prove dell'orchestra che sarà impegnata con i brani dei 24 cantanti in gara ma anche con la fitta scaletta di esibizioni degli ospiti, con e senza dittatore artistico. La Sinfonica Sanremese, come da tradizione, ha prestato una dozzina di elementi alla RAI, professori che ormai da anni sono una presenza fissa al festival. Il compenso non è cambiato rispetto al 2018, anche se Sanremo aveva provato ad ottenere qualcosa di più da Viale Mazzini. Le prove romane dureranno 2-3 settimane e poi inizieranno quelle nella Città dei Fiori. La prima novità del festival che non si vede è sempre legata all'orchestra e ad una nuova collocazione decisa dallo scenografo cui è stata affidata l'edizione numero 69. All'Ariston le maestranze della RAI sono al lavoro dalla scorsa settimana con l'obiettivo di creare la buca per l'orchestra. La mission, infatti, sarebbe quella di sistemare i musicisti in modo da ricreare il golfo mistico che caratterizzava i teatri d'opera. Chiaramente non sono previsti interventi di scavo all'interno del teatro sanremese ma, piuttosto, un abile intervento di scena approfittando, come tutti gli anni, dell'eliminazione delle prime file di poltronissime dell'Ariston. Il progetto definitivo non è stato svelato e lo sarà probabilmente soltanto alla fine del mese. Intanto, si è ampliata la dependance dell'Ariston. Con il 2019 la famiglia Vacchino ha infatti proseguito gli interventi di ammodernamento e restauro dell'immobile adiacente al teatro, in via Volturno, acquisito nel 2017. Lo scorso anno, con una porta di comunicazione diretta con il palcoscenico, alla RAI era stata messa a disposizione un'area di alcune centinaia di metri quadrati la cui superficie è stata in pratica raddoppiata. Oltre ad ospitare i cantanti nei minuti prima delle esecuzioni farà anche da camerino per gli ultimi ritocchi a trucco e parrucco. Ancora da definire, invece, l'aspetto esteriore del teatro che lo scorso anno era stato caratterizzato da un arcobaleno di fiori all'ingresso, un colpo d'occhio di grande effetto.